alla Ministro della Pubblica Istruzione dell'Università, a tutte le autorità, al Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche d'Italia e a tutti un saluto molto cordiale e un benvenuto, un saluto particolare ai sopravvissuti che sono qui questa mattina con noi. Un saluto particolare e intenso che è stato già testimoniato dai presenti poc'anzi. E un saluto molto cordiale ai ragazzi e alle ragazze presenti questa mattina. Abbiamo potuto poc'anzi ascoltare e condividere, tra le altre, le parole così profonde e cariche di dolore di Sami Modiano, insieme vittima e testimone delle sofferenze indicibili patite dagli ebrei d'Italia e da tutti gli ebrei d'Europa nella prima metà del XX secolo. A lui e a tutti gli altri sopravvissuti che hanno tenuto e tengono viva la memoria della Shoah e dell'internamento, alle loro famiglie così duramente colpite nella vita e negli affetti. Voglio esprimere la nostra solidarietà e la nostra riconoscenza e a tutte le migliaia di italiani che non sono tornati dai campi di sterminio va il nostro ricordo commosso. Vorrei rivolgere i miei complimenti alle classi premiate poc'anzi, a tutte quelle che hanno partecipato. E un ringraziamento a tutti i ragazzi che ne fanno parte e ai tre ragazzi, Rachele, Federica e Sam, che hanno poc'anzi parlato, dopo essere sulla base dell'esperienza fatta con il viaggio ad Auschwitz-Birkenau. Gli elaborati che sono stati esaminati e premiati sono stati il risultato del lavoro di approfondimento. E le parole che oggi i tre studenti che sono intervenuti dopo il loro viaggio hanno pronunziato qui rappresentano la prova di quanto sia preziosa quest'opera del Ministero dell'Istruzione e dimostrano anche quanto sia importante nella formazione civile e culturale dei nostri giovani la conoscenza diretta di quei terribili avvenimenti attraverso il viaggio in quei luoghi e attraverso il contatto diretto con i sopravvissuti. Come abbiamo poc'anzi sentito, il 27 gennaio del 71, del 71 anni fa, nel 1945, l'esercito russo entrava nel campo di sterminio di Auschwitz, abbattendone i cancelli. Non era ancora la fine della guerra e neppure la fine delle persecuzioni, delle sofferenze e delle uccisioni di massa. La maggior parte dei detenuti, circa 80.000, erano stati trasferiti con una tappa ulteriore di accanimento persecutorio, le terribili marce della morte. Ad Auschwitz-Birkenau i soldati russi trovarono soltanto, se così si può dire, 7.000 prigionieri, malati e ormai allo stremo, lasciati lì a morire dai nazisti in fuga. Ma all'interno di quel campo spettrale e sconfinato, delimitato da torrette e da reticolati percorsi da corrente elettrica, trovarono la più grande, moderna ed efficiente macchina di morte mai concepita nella storia dell'uomo. Nel luglio del 2000, proprio in ricordo della liberazione di Auschwitz, di coloro che vi erano reclusi,